Da metà agosto è operativo a Volpiano, a pochi chilometri da Torino, il nuovo laboratorio di testing del gruppo TÜV Italia, che ospita oggi in un unico polo i laboratori TÜV Italia e quelli ByTest. Il gruppo TÜV Sud, fondato nel 1866, è oggi uno degli enti di certificazione, ispezione, test e formazione più noti al mondo e di riferimento tecnico a livello internazionale. Il progetto, iniziato nell'estate del 2019 e terminato a tempo di record nonostante il rallentamento dovuto al lockdown, ha visto un intervento radicale su una struttura già esistente, trasformandola oggi in uno dei laboratori di prova indipendenti più grandi d'Europa. Qui siamo nella nuova sede di TÜV Sud a Volpiano. In questo laboratorio abbiamo raggruppato 5 laboratori che erano nell'area torinese, nell'Interland torinese, e li abbiamo raggruppati in un unico grosso laboratorio qui a Volpiano di 8.000 metri quadri. Abbiamo iniziato questo progetto 8 mesi fa e, anche visto il periodo, abbiamo comunque a termine questo progetto in un momento complicato. Siamo orgogliosi di questo risultato. Vista questo grosso investimento che abbiamo fatto, che comunque ci permette sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista della capacity, abbiamo aumentato del 35% la nostra capacity, quindi prevediamo nel giro di 2-3 anni di continuare a crescere fino a riempire tutta la produttività e la capacità che abbiamo in questo laboratorio. In quest'area di laboratorio noi abbiamo circa 250 persone e oggi sviluppiamo un fatturato nell'ordine dei 30 milioni di euro in quest'area. L'obiettivo è arrivare a toccare il 40. Noi in questo laboratorio specifico qui a Volpiano non sviluppiamo attività di testing sul food, ma abbiamo nel 2013 acquistato un laboratorio nell'area toscana che si chiama PH. Abbiamo acquistato un laboratorio che è specializzato nel food testing, quindi tutte le metodologie necessarie per controllare qualunque tipo di food, dalle mele alle mozzarelle alla carne.